Pelquinum è una città romana della metà del I secolo a.C., potremmo dire del periodo cesariano, così per individuare una personalità di riferimento. Non è una città a continuità di vita, nel senso che è una città poi lasciata a se stessa dopo un terremoto della fine del V secolo o inizi del VI. Più forte degli altri, che ha causato proprio lo spopolamento della città, l'abbandono, e la natura ha ripreso il sopravvento. In realtà è una città forzata, una città artificiale, perché non rispondeva alle esigenze della popolazione. La popolazione degli Appennino in genere, e ancora di più del centro Italia, è abituata a vivere per insediamenti sparsi, piccoli e sparsi, d'altra parte stando in montagna, insomma è abbastanza logico. E la fondazione di una città romana da parte quindi di Roma, del potere centrale, non risponde a queste esigenze e infatti è una fondazione che ha come finalità la gestione dell'allevamento dell'economia, cioè della transumanza, e dell'agricoltura, che certo è limitata perché le zone appunto di coltivazione non sono ampie, per cui una città, un centro direzionale, ho detto l'altra volta, o una città artificiale. Tutto il pianoro non viene completamente abitato, ci sono gli edifici pubblici di cui noi abbiamo scavato, il teatro in particolare,
il tempio era già stato scavato prima, diciamo, del mio intervento come direttore di ricerca, e le mura. E poi l'interno, attraverso la fotografia aerea, attraverso la ricognizione, proprio si vede che non era completamente edificato. Che cosa significa? Una volta che un terremoto più forte degli altri ha, diciamo, destabilizzato la vivibilità anche di quelle poche persone e ha defunzionalizzato gli edifici pubblici, la gente che stava lì è tornata nei luoghi in cui erano rimasti gli altri, quindi sempre insediamenti sparsi. La natura, ripeto, ha ripreso il sopravvento, quello che è rimasto è stato il tratturo. Il tratturo che era stato l'origine della fondazione da parte di Roma, era stato prima di Roma la causa del fermarsi dei pastori sul pianoro, perché lungo il tratturo, poi in corrispondenza delle sorgenti, i pastori con gli armenti si dovevano fermare naturalmente, e quindi questo è rimasto. È rimasto il varco d'ingresso, la porta, se si ricorda, che ha dato il nome al convento che si è insediato lì vicino nel Medioevo e ha conservato il toponimo ancora oggi, Anzedonia. Quindi da Peltuinum romana si è cambiato nel XII secolo in Anzedonia da Ansarium, che significa dazio, gabella, e che documenta proprio questa funzione di passaggio e di pagamento del pedaggio per il bestiame. Infatti il paese vicino è Prata d'Ansidonia, Prata cioè le terre basse rispetto al pianoro che è l'Ansedonia. È stata estremamente piacevole e soddisfacente, perché le persone hanno risposto, cioè è chiaro che è il posto dove scavo da tanto tempo, ci vado con gli studenti, i miei ragazzi li chiamo, anche se appunto sono studenti che non seguono il mio corso universitario, ma possono venire a scavare tranquillamente. Quindi io ho un entusiasmo che a volte può non riflettersi sulle persone. E invece li ho visti tutti coinvolti, e, insomma, devo dire che è stato veramente piacevole. Cioè, io sono stata contenta, mi ha fatto piacere sapere che da parte loro c'è stata soddisfazione e che hanno avuto la stessa impressione di luogo affascinante, appunto, via dalla pazza folla. La difficoltà lì è trovare i finanziamenti non tanto per lo scavo quanto per il restauro. Lo dico sempre, lo scavo non costa tantissimo, costa conservare le strutture. E è vero che in Italia si scava troppo, per carità, però significa anche cercare di capire quello che eravamo, come siamo arrivati fino a qui, insomma, un motivo ci sarà se siamo così, no? E allora, facendo tutto sempre con moderazione, però se una ricerca procede, credo, dando dei risultati come penso di dargli io con tutti quelli che mi aiutano. Forse un aiuto in questo senso, proprio nel finanziamento del restauro, perché lì il problema siamo nell'interno degli Appennini, 900 metri di altezza, d'inverno fa freddo. Questo, diciamo, le strutture che assorbono acqua, ghiacciano, il ghiaccio naturalmente si espande e poi fa scoppiare l'opera cementizia, crea grossi problemi. E
c'è la possibilità di intervenire. Io faccio dei piccolissimi restauri ogni anno, cioè quelli che mi permette appunto il finanziamento della facoltà, dell'Ateneo. E devo dire che ancora reggono, danno dei buoni risultati. Non sono impattanti, perché non so se ha visto, quelli che ho fatto io, credo che nessuno li abbia rilevati. E quelli fatti, diciamo, tra il 96 e il 97 dall'ente locale, in realtà restano troppo bianchi, per esempio, perché lì è in calcare, hanno ricostruito in calcare, hanno consolidato in calcare, però il calcare normale, diciamo non trattato, si ossida, quindi ingrigisce, e quello lì, si ricorda, il castello, diciamo, aveva un impatto un po' forte perché resta bianco tutto il restauro. Quindi bisogna stare attenti, studiare un pochino il materiale prima di intervenire e, diciamo, cercare di non renderlo più visibile della struttura antica, altrimenti abbiamo perso il nostro fine, il nostro scopo. All'Ateneo, a chi lo posso rivolgere io? Che credo che la ricerca di base dovrebbe essere assicurata a tutti, perché è proprio la base, e io sono convinta e ho delle verifiche perché giro anche in Europa e appunto sono andata recentemente anche a tenere un corso a Città del Messico all'università. La nostra base universitaria è ottima ancora, non la distruggiamo e non diamoci addosso dicendo che non vale, perché non è vero, assolutamente. Allora, per continuare però a dare agli studenti questo tipo di formazione, deve essere supportata la ricerca, perché nonostante le cose negative che dicono, appunto, ricerca e formazione vanno insieme. Può chiederlo a qualsiasi degli studenti che mi segue da vari anni, appunto. E loro fanno ricerca insieme a me, mi aiutano perché tante volte da loro, dalla loro curiosità, viene un mio interrogativo al quale cerco di dare risposta. Quindi studenti e docenti lavorano in sinergia, proprio io ne sono convintissima. E quindi l'Ateneo si dovrebbe dar da fare per assicurare appunto questa ricerca di base.